A 50 anni dall'uscita al cinema dell'indimenticato cult del western comico italiano, quella coppia Bud Spencer e Terence Hill, ai tre punti di Fanno si è pensato di organizzare una serata speciale e alternativa. Carmine Imparato e Massimiliano Giometti hanno deciso di portare all'Arena BCC lo storico film rimasto nel cuore di diverse generazioni. Un tuffo nel passato non solo per la pellicola scelta, ma anche per il concorso indetto per la serata che ha premiato i migliori spettatori vestiti a tema. Assolutamente sì, non potevamo chiamarla diversamente, questa Fanno en plein air, modo di vivere all'aperto. Qui devo fare i complimenti per il progetto portato avanti all'Arena BCC, questa collaborazione che si è aperta appunto con la Tre Ponti, con Giometti Cinema e con Carmine del Politeame Malatesta, perché è una collaborazione che sta funzionando molto bene, che sta portando tante persone, anche con dei bei progetti come quello di stasera, con il film di Terence Hill, Lo chiamavano Trinità, che ha richiamato molti appassionati del tempo, ma poi film per bambini, veramente tante attività che hanno portato tanta gente, quindi un progetto che funziona anche grazie a queste realtà. L'evento è iniziato alle 20:30 alla cooperativa Tre Ponti, dove i volontari hanno cucinato e distribuito piatti di fagioli alla John Wayne ai 130 partecipanti. Diverse le persone che hanno vestito i panni dei protagonisti del lungometraggio, addirittura c'è chi si è presentato in sella al cavallo portando a casa uno dei primi in palio. Vi siete messi in gioco questa sera? Di dove siete? Siamo di Fossombrone e Gino mi ha invitato e a me piace fare queste cose e ho colto l'occasione per scegliere la Trinità. Questo si chiama Ringo, un castrone di 27 anni che è stato il mio idolo perché mi ha fatto vincere tante cose. Lei è Olimpia, è una femmina di 17 anni. Quindi da qua fagiolata e poi andrete a vedere il film? Sì. Poi ci fermiamo e vediamo come si svolge la serata. I primi classificati si sono aggiudicati padelle, prosciutti e fagioli in scatola e mentre il cinema sotto le stelle continua a stupire e a far divertire grandi e piccini, ad esprimere soddisfazione anche il padrone di casa, Gino Bartolucci. È stata una bella idea, io non ci credevo, invece alla fine abbiamo donato tanta gente. Poi la cosa più bella, Graziano col suo cavallo e la sua slitta, che naturalmente ci faranno vivere una serata indimenticabile. Carmine, mi conferma che è partito proprio da lei questa idea? Vabbè, l'idea è, noi siamo una squadra, quindi l'idea non è mai singola ma è della squadra e come diceva Gino è molto bello perché noi insieme creiamo le iniziative e il problema è che anche se Gino non ci crede poi si realizzano, avete visto stasera, quindi non abbiamo solo questa, ne avremo anche altre e siamo solo contenti di realizzarle. Siamo curiosi perché già ha riscosso un bel successo tutto ciò che è stato realizzato fino a questo momento, quindi altri appuntamenti. Sì, altri appuntamenti, adesso questa sera da ringraziare Carmine, veramente, che ha avuto un'idea per farmi tornare bambino. Però dimostra anche un'altra cosa, che il cibo col cinema si sposano benissimo ed è una cosa che sicuramente avrà anche nel futuro un binomio importante dell'utilizzo del cinema. Per quanto riguarda gli eventi, sì, ne abbiamo proprio uno nei prossimi giorni con un cartone animato importante della Disney World che uscirà in anteprima in tutta Italia, anche qua, Arena BCC, accompagnato da un altro evento subito come prologo di un quarto d'ora di un evento live, una performance live di 44 gatti, una serie che va in televisione con le mascotte, tanti regali per i bambini. Quest'anno abbiamo cercato di farne parecchi, quest'altro anno se Gino ci dà il permesso ne faremo ancora di più. Gino, che cosa risponde? 3 anni, questo è stato il primo anno, voi mi insegnate che il primo anno è un anno, io dico sempre zero, però con tanta soddisfazione. E poi concluderemo con una bella anguriata al 30 di agosto. Ma fino adesso il tempo ci ha aiutato perché abbiamo perso solo una serata. L'augurio è che il tempo ci aiuti e che il cinema all'aperto all'Arena BCC continui. In California. When you see the news is coming.